appuntamenti di TV City con i candidati a sindaco della città di Torre del Greco. Stasera siamo con l'avvocato Luigi Mennella. È recente la notizia di un'apertura della sua coalizione al terzo polo. Sì, abbiamo letto i punti programmatici del Terzo Polo. Abbiamo recentemente fatto l'interpartitico perché noi facciamo ogni settimana un incontro della coalizione e abbiamo sostanzialmente condiviso i punti programmatici anche di salvaguardia, per cui sono stato delegato dalla coalizione, dall'intera coalizione, a chiedere un incontro con il Terzo Polo per confrontarci e trovare dei punti, tutte altre serie di punti di convergenza che possono vedere questa coalizione allargata al Terzo Polo e governare la città di Torre del Greco. Proseguono anche gli incontri che lei sta facendo con le realtà giovanili del territorio. Che cosa sta emergendo? Stiamo facendo una serie di incontri su tutto il territorio con le associazioni, con chiunque diciamo, porta avanti degli interessi specifici in questa città e stiamo riscontrando una serie di valutazioni che poi ovviamente condividendo riusciamo a mettere nel programma. La cosa che mi sta anche piacendo moltissimo è quella di incontrare tantissimi giovani una volta alla settimana e insieme ci stiamo confrontando. Soprattutto su ciò che guarda la mobilità, sull'ambiente, eccetera, eccetera. E sono molto sorpreso perché, a differenza di quanto si dice in giro, non è vero che i giovani sono distanti dalla politica. Probabilmente sono stato perché la politica, intesa nel peggiore dei modi, allontana la gioventù, la politica nobile, e cioè quella del confronto delle idee, invece interessa e interessa anche tantissimo, per cui ogni settimana e di settimana stanno sempre crescendo il numero dei ragazzi che vogliono approcciarsi non solo alla politica in modo diretto, ma anche dando degli spunti e delle idee interessantissime che intendiamo portarle nel programma. Invece, quali sono le progettualità, per la città alle quali lei sta lavorando? Guardi, io ebbi modo proprio nell'altra intervista di dire che questa è una città che bisogna capire che cosa si vuole fare. Ho sempre riferito che sostanzialmente parlare dell'immondizia sic et simpliciter è una cosa che secondo me deve essere di ordinaria amministrazione, non può passare per eccezionalità avere l'immondizia per strada, perché i contribuenti pagano, il comune quindi paga e di conseguenza deve stare la città pulita. Quello che è interessante invece è capire che cosa vuole fare la città. Questa è una città che ha tanti valori in modo naturale, è una città che ha una vocazione turistica proprio perché è posta in un certo modo e quindi stiamo lavorando affinché questa esca fuori, valorizzare quello che noi teniamo. Guardando invece allo scenario politico e agli altri schieramenti che si stanno delineando e ad altri candidati che stanno ufficializzando appunto la loro candidatura, lei che ne pensa? Io penso che sia normale che gli altri si attrezzino, io guardo avanti e porto avanti il ragionamento con la mia coalizione, dirò alle persone quello che noi vogliamo fare, che cosa intendiamo la città, agli altri lasciamo fare quello che vogliono.